Riccardo Fioravanti al contrabbasso. Riccardo Fioravanti, io sono Dado Moroni. Eleonora Strido alla chitarra, Eleonora Strido. Il grande Sandro Gibellini, Sandro con quale non ci vediamo da un po' di anni, sarebbe sempre bellissimo essere qua sul palco, specialmente per un'occasione di questo tipo. Allora, il brano che abbiamo suonato è un brano che si intitola It's Alright With Me di Cole Porter, ed è uno dei tanti brani che io ho conosciuto Franco Ceri quando avevo 13 anni. Lui era venuto a fare una trasmissione radiofonica a Genova e io non ero previsto, lui faceva una trasmissione in cerca di nuovi talenti in giro per l'Italia. E il presidente del jazz club locale non mi aveva considerato perché era un ragazzino che stava iniziando, aveva 13 anni, e invece un signore, quando Franco arrivò, io chiaramente andai a vedere le riprese della trasmissione, e questo signore che era era un membro del club di Genova, cercò di convincere Franco ad ascoltarmi. Franco aveva da fare, dice, un attimo, e poi alla fine mi forzò al pianoforte e Franco si fermò e disse no, lui lo voglio includere nella trasmissione. Allora volle che facessi due pezzi, e quindi fu il primo incontro. Poi l'anno dopo mi chiamò in televisione, una trasmissione che si chiamava The Jazz in Jazz, dove mi presentò tutti i musicisti della RAI, e alcuni di loro divennero i miei leader, uno che era Gianni Basso, l'altro Sergio Fanni, tutti questi musicisti. Franco mi ha sempre presentato tantissimi, ha sempre fatto in modo, mi prestava i dischi, mi dava queste cose, mi diceva impara questo pezzo. Questo è uno dei pezzi che, una versione lo ricordo di Errol Garner che mi fece ascoltare, fa, devi ascoltare questo pezzo perché è importante. E poi, ad esempio, nel caso di Sandro, ma c'è un chitarrista di Brescia, veramente straordinario, voglio vedere suonare insieme. E lui faceva in modo che le persone si incontrassero e accadessero delle cose. Era una persona veramente, voi lo conoscete, immagino, perché veniva sempre qui. È una persona che è sempre veramente vivo intorno a tutti noi, perché è stato un po' il nostro papà, una figura mentore, una figura veramente di famiglia. Io lo tengo sempre nel cuore, perché senza di lui forse non avrei fatto il musicista. E questo pezzo di Surround With Me di Cole Porter, e un altro brano, perché è un altro musicista che Franco mi aveva fatto ascoltare tanti anni fa, è il pianista Art Tatum. C'è questa versione fantastica di Sweet Lorraine, che era un brano che è stato reso celebre dal grande Nat King Cole. E Sandro Gibellini la eseguirà magistralmente in questa piazza. Thank you.
Quindi... Buonasera a tutti. Allora, è un grande onore per me essere qui su questo palco questa sera. Ovviamente potrete capire il perché, da generazione in generazione. Quindi, allora, devo dire che il mio grosso rammarico è stato quello di non conoscere di persona Franco Cerri, purtroppo. Ecco, perché probabilmente quando ho iniziato a suonare, diciamo, lui comunque si era già un po' più ritirato, quindi anche se ha suonato fino alla fine magnificamente, ho sentito delle registrazioni verso la fine, mi sono messa le mani nei capelli per quanta bellezza e grazia nella sua musica. E quindi questo è stato il mio grandissimo rammarico, non poterlo conoscere, era una di quelle presenze che pensi che ci sia per sempre, ecco, che non ti aspetti mai che se ne possa andare. E niente, però sicuramente qui con noi, anche se nella musica, in tutto quello che ci portiamo, in quanto padre della chitarra jazz in Italia, quindi ovviamente se siamo qui è molto merito suo, ecco, quindi è un grandissimo onore per me essere qui. E anche avere il grandissimo piacere di suonare per la prima volta sul palco con il magnifico Sandro Gibellini, perché io, il maestrone Sandro Gibellini, io sono cresciuta sulle sue registrazioni anche, e quindi avevo tipo 16 anni, 15-16 anni, ho detto, sono imbattuta in un disco sia di Gibellini con Dado, sia di Gibellini con Emanuele Cisi, e ho detto, mamma mia, quanta classe anche qui, e quindi sono emozionatissima di essere qui questa sera, grazie a tutti. Ah, ecco, devo continuare raccontando questo aneddoto perché adesso suoneremo un brano del grandissimo Wes Montgomery. E Franco conosceva Wes Montgomery di persona, quindi per me è quasi come se conoscesse Dio, come se due dei si conoscessero, insomma. E Wes non prendeva l'aereo in realtà, per tanto tempo non è venuto in Europa perché aveva paura dell'aereo, anche io ho paura dell'aereo, quindi diciamo è una cosa che mi rassicura tantissimo. Poi alla fine è arrivato in Europa, ha fatto dei concerti splendidi e ha conosciuto anche Franco Cerri. Quindi suoneremo adesso un brano di Wes Montgomery. Grazie a tutti.
Thank you.
Anche come Dado conosco Franco da tanti anni, l'ho conosciuto veramente, ero giovanissimo, avevo 16 anni e l'ho conosciuto grazie al figlio Stefano, al fratello di Nicola, mio grande amico e grande bassista, e vorrei un applauso anche per Stefano, oltre che per Franco. Io allora in realtà suonavo rock and roll, suonavo rock, suonavo Black Sabbath, delle Zeppelin, di Purple, per cui non ero molto interessato al jazz, non capivo che cos'era, però ogni volta in cui vedevo Franco in televisione ero affascinato dal suo modo di fare, dal suo modo di suonare. Era qualcosa che mi attirava, proprio invariabilmente mi incollavo davanti al televisore e ascoltavo questo gentiluomo davvero della chitarra, della musica, della vita, che suonava meravigliosamente bene con chiunque si trovasse a duettare da Mina, a qualsiasi jazzista straniero con cui veniva a contatto, perché Franco Cerri, chi ha la mia età se lo ricorda, presentava tantissime trasmissioni televisive bellissime, una sera serata in casa Cerri, giusto Nicola, e mi ricordo queste, meravigliose davvero, per me era cioè, che incominciavo a suonare, vedevo questi grandi strumentisti, E vidi in una trasmissione, una di queste che citava prima Dado, era chitarra e fagotto, esattamente, vidi Dado Moroni, altre persone appunto che suonavano in quella trasmissione, e vidi Stefano, e voglio conoscere Stefano perché io non avevo mai sentito nessuno che suonava il basso in quel modo. Tramite Stefano, in una serata al Teatro Uomo, mi ricordo, in cui si presentavano ogni sera, ogni lunedì, uno strumento diverso, una sera c'era la chitarra e Franco suonava con Stefano, Stefano suonava con Franco. E, per cui mi presentarono Stefano e fui subito affascinato, e Stefano mi presentò Franco e fui affascinato ulteriormente da questo signore, da questo personaggio che per me era mitologico, ma non per quello che tutti si ricordano, la pubblicità, no, era proprio il musicista che era pazzesco, oltre l'uomo. Veramente è stato il chitarrista più mostruoso che abbiamo mai avuto in Italia, un caposcuola, un apripista, e per quelli della mia generazione, penso di parlare anche oltre che a nome di Dado, anche a nome di Sandro e di Stefano, è stato veramente un faro ed è stato uno dei nostri papà putativi, quelli che ci hanno guidato attraverso il mondo della musica, per cui sempre e comunque grazie Franco. Adesso un bellissimo duo di Sandro Gibellini e Leonora Strido.
Thank you.
Eleonora Strino e Sandro Gibellini, Broadway. Tra l'altro un brano scritto dallo zio di Jimmy Woody, un bassista, Henry Woody, con cui abbiamo suonato con Sandro in Francia, settimana fantastica. Torniamo un po' a Wes Montgomery, che appunto è stato un musicista incredibile, grande compositore e insomma, un brano di chitarrista importante in una serata come questa. Lui ha scritto questo blues che però un po' a Franco Ceri piaceva cambiare le armonie, diceva senti questo pezzo qua e ti tirava fuori dei pezzi anche molto semplici, molto apparentemente banali, e lui riusciva a renderli dei capolavori cambiando qualche cosa, riusciva a trovare sempre il vestito giusto, il vestito migliore per anche la melodia più semplice. E Wes ha fatto questo con questo blues, West Coast Blues. Thank you.
Anch'io ho avuto la magnifica occasione di conoscere Franco Cerri anche abbastanza bene, abbiamo anche suonato qualche volta insieme, ma scambiato anche diverse idee musicali e non. E proprio prima di fare questo medley di ballad, noi faremo due ballad, When Sunny Gets Blue farò io e Eleonora farà Skylar. Devo premettere che alle volte i jazzisti hanno il vizio di sottovalutare il tema del pezzo, la melodia, che invece è assolutamente centrale, quello è il pezzo. Infatti Franco una volta mi confessò, ma sai, noi ci diamo tanto da fare per fare dei begli assoli, ma è già tanto se la gente, quando è finito il concerto, si ricorderà qualcuna delle melodie che abbiamo fatto. E questo mi ha fatto riflettere, ho detto, Franco, sei un grande. Ecco qui un medley di ballad, dunque.